Una delle BMW più amate ed apprezzate degli ultimi anni si sta preparando alla pensione, sperando venga sostituita da un modello altrettanto azzeccato. L'M2 ha davvero spopolato in lungo e in largo, facendosi amare dagli appassionati di tutto il mondo, soprattutto dai puristi della guida che vedevano in lei una delle ultime auto in grado di divertire. Il suo 6 cilindri in linea di 3 litri, capace di 370 cavalli nella configurazione base scaricati a terra dalla sola trazione posteriore, ha dimostrato grandi potenzialità dando modo ai tuner più svariati di metterci mano. Ad oggi sono state realizzate delle M2 più o meno potenti, nessuna tuttavia così potente quanto questa, la Lightweight M2 Finale Edition. Il tuner tedesco Lightweight ha spremuto l'M2 Competition a più non posso, tirando fuori dei numeri da capogiro mai raggiunti da nessun altro. Il 3000 biturbo raggiunge quota 740 cavalli e 880 Nm di coppia, ben 330 in più rispetto ai valori originali. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle performance di questa M2, probabili arrivino tra qualche tempo dopo confronti e test adeguati, fermo restando che già di suo copriva lo 0 a 100 in 4 secondi e 4. Le uniche informazioni sulle modifiche rilasciate riguardano l'impianto di scarico completo, fornito da Zeller, e un nuovo sistema di sospensioni sviluppato insieme ad Eibach. Incrementato anche l'impianto frenante nascosto dai nuovi cerchi in lega leggera da 19 pollici. Per migliorare le prestazioni sono stati anche sostituiti diversi componenti del corpo carrozzeria con nuovi elementi in fibra di carbonio. All'interno i ritocchi sono minimi con i sedili ricavati dall'M2 CS e di vari dettagli a contrasto in blu, come sul cambio e sulla pedaliera. Prezzo e tiratura sono un mistero, disponibili solo su richiesta diretta, per l'elaborazione più spinta vista sull'M2 dal 2016 ad oggi. Un canto del cigno niente male per un modello bellissimo, ricercatissimo e destinato a diventare un oggetto del desiderio, soprattutto se sotto ha oltre 700 cavalli.